Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo insieme come preparare queste bruschette a base di crema di tofu affumicato e pomodorini, una ricetta che mi ha letteralmente salvato i pranzi di quest'estate torrida. Partiamo dal tofu, se lo trovate con una buona affumicatura vi ricorderà molto la scamorza affumicata e inoltre non avrete bisogno di condirlo troppo. Per questa ricetta quindi avremo bisogno di un panetto di tofu affumicato, del pane in cassetta, dei pomodorini, erbe aromatiche a piacere, del succo di limone che vi servirà per dare quel tocco di acidità e per assorbire meglio il ferro della soia, salsa di tahina, sale ed olio extravergine di oliva. Come vedete sono pochi ingredienti perché questa ricetta è molto molto semplice. Iniziamo scaldando bene la piastra dove andremo a far tostare il nostro pane in cassetta. Ricordatevi di rigirare spesso le fette di pane per non farle abbrustolire troppo. Continuate così finché non avrete finito di tostarle tutte. Per questa ricetta io ho utilizzato 8 fette di pane. Continuiamo poi con i pomodorini. Io ne ho utilizzati 18 e ho fatto un misto tra ciliegini e datterini, però voi potete prendere il tipo di pomodoro che più preferite. Li tagliamo tutti a cubetti molto piccoli. È arrivato il momento di preparare la crema, quindi prendiamo un piccolo frullatore, un panetto di tofu affumicato da 175 grammi, aggiungiamo 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di salsa tahina, del succo di limone io ho utilizzato 3 cucchiai, 2 manciate di sale. Iniziamo quindi a frullare la nostra crema. Per renderla più liscia e omogenea, io ho aggiunto anche 5 cucchiai di acqua. Regolatevi voi in base all'impasto. La crema comunque deve diventare bella liscia, come vedete. È arrivato il momento di preparare le nostre bruschette, prendiamo quindi il pane tostato e stendiamo la nostra crema di tofu affumicato. Aggiungiamo poi i pomodorini. Le erbe aromatiche, io ho alternato basilico, erba cipollina e prezzemolo. Andiamo a condire il tutto con un pizzico di sale e dell'olio extravergine di oliva. Continuiamo così finché non avremo finito di condire tutte le nostre bruschette. Io spero che abbiate trovato utile questa ricetta, come vedete è molto semplice da fare e appunto si prepara molto velocemente. Come vi dicevo, mi ha aiutato molto nei pasti di questa estate torrida, ma appunto può essere anche utilizzata come un ottimo aperitivo. Vi ringrazio per la visione e ricordatevi di mettere un like a questo video se vi è piaciuto. Ciao a tutti!